Amici di Casa Chievo, questa sera nostro ospite il Darione, Dario Dainelli, benvenuto. Grazie mille, buonasera. Allora Dario, ti tocca, ogni volta che si gioca contro la Fiorentina non si può non pensare a te. Sì, per me è una partita un po' speciale perché comunque lì sono a casa, c'ho tutti amici e parenti, poi sono stati tanti anni e quindi è una partita un pochino particolare per me. Noi nel pubblicizzare il tuo intervento abbiamo messo due foto, uno con la maglia del Chievo e uno con la maglia viola. Tu ti vedi così o ti vedi diversamente? No, va benissimo. Infatti sono le squadre con cui ho passato più tempo, 6 anni a Firenze e ora incominciano ad essere quasi 4 qui a col Chievo, quindi sicuramente sono le squadre a cui sono più legato. Si prevede una partita molto combattuta perché la Fiorentina ha perso un incontro topico, vuole recuperare, ma il Chievo Verona è in ottima salute. Sì, no, la Fiorentina ha tanta qualità, gioca molto, molto bene a calcio, è in una posizione di classifica di tutto rispetto, quindi ha perso domenica con la Juve, però ci terrà a far bene. Allo stesso tempo, come ha detto giustamente, noi veniamo da un buon momento, siamo quando arrivano anche i punti, è normale che aumenta un pochino anche la consapevolezza nei propri mezzi, si cercherà di andare per cercare di fare il massimo e di fare il risultato, poi sarà il campo a decidere. È sbagliato dire che, visti i 22 punti in classifica, il Chievo non ha nulla da perdere a Firenze? Ma cioè, siamo contenti di quello che abbiamo fatto, soprattutto in queste ultime partite, però non è neanche bello e non vogliamo accontentarci, quindi siamo ancora dentro e manca ancora qualche giorno, c'è quest'ultima partita prima della sosta e ci teniamo a far bene anche in questa partita. È normale che sappiamo le difficoltà che ci sono, però a maggior ragione possiamo andare con una tranquillità di poter provare quello che prepariamo, dovuto appunto dare una classifica abbastanza relativamente tranquilla, quindi a maggior ragione ci teniamo di più. Senti, la famosa canzone dice porta un bacione a Firenze. Ecco, tu ogni volta che torni a giocare contro la Fiorentina o comunque nello stadio di Firenze, che cosa porti? Ma come ho detto, io c'ho così tanti amici sia in città che anche dentro la squadra e la società che comunque è una partita particolare e ci saranno sicuro tanti abbracci e tanti bacioni, quindi è la canzone è perfetta come ritornello. Li porti e li prendi, insomma. Sì. Senti Dario, questa stagione sembrava a un certo punto vedere Dario Dainelli un po' in un cantuccio e poi invece è arrivata l'occasione e tu ti sei fatto trovare prontissimo. Ma sì, anche ci sono momenti, siamo una squadra secondo me molto, molto complessa e con diversi cambi e possibilità per il mister di sfruttare gli uomini che sono al momento più in salute, e quindi è normale e giusto che sia così. Io ero squalificato la prima di campionato e poi non ho giocato, è stata vinta Empoli e da lì sulla scia delle altre partite, Lazio e le altre partite successive che sono andate benissimo, è stato giusto, anche se è normale, ognuno di noi vuole giocare, quindi non è che mi è dispiaciuto e mi dispiace non giocare, però era giusto che andassero avanti chi aveva fatto molto bene, e poi quando è toccato il mio momento ho cercato di fare del mio meglio, è andata abbastanza bene e vedremo strada facendo. Comunque siamo tutti a disposizione del mister, l'importante è che vada bene la squadra, perché poi
sembra una cosa retorica, ma è realmente così. Quando ci si guadagna tutti se va bene, si lavora meglio, e quando arriva il momento di uno che è fuori, la squadra l'aiuta se ci sono delle basi di lavoro tutti insieme. L'anno scorso, prima della partita contro la Fiorentina, avevamo fatto quell'intervista con Gamberini sul pullman, no? Del Chievo, sì. Tutto bello nuovo. Ecco, volendo pensare a un pullman ideale quest'anno, è un pullman un po' più sicuro il campionato del Chievo che vi vede a bordo? Ma sì, nel senso, ora abbiamo fatto questi risultati che ci hanno dato morale e che comunque ci hanno dato anche dei punti che è sempre bene mettere lì. La Serie A è un campionato difficile e che bisogna lottare fino a che poi l'obiettivo non è raggiunto matematicamente, perché anche dopo le prime partite di quest'anno, dopo le prime 4-5 partite, sembrava tutto facile, è bastato un momento un pochino di calo, comunque, anche se non tanto di prestazioni, ma comunque anche di risultati, per riaffrontare e per dover affrontare delle partite con il rischio che nel caso di sconfitta saremmo stati un pochino riagganciati da tutti e quindi in ballo un'altra volta. La differenza lo fanno le piccole cose, lo fanno tanto di risultati, e ci teniamo appunto a fare un campionato, visto che ora ce lo siamo guadagnati col sudore, di cercare di fare un campionato un pochino più tranquillo. Visto che Maran l'anno scorso è subentrato a un certo punto, cioè in realtà, se guardiamo i punti fatti dalla gestione Maran, sono tanti e sono soprattutto frutto di una grande tenuta della difesa. Ecco, come hai visto cambiare tu la difesa? Ma non so, è sempre difficile da dire. È normale che è andata, cioè è oggettivo il fatto che è andata molto bene anche l'anno scorso. Come difesa in particolare abbiamo fatto molto bene, però secondo me quello che è stata la differenza è proprio un atteggiamento di squadra, perché sono i primi gli attaccanti che ci aiutano tanto in fase di non possesso. Quello che fa la differenza per un difensore è quando gli altri non hanno la tranquillità di giocare a palla libera, perché noi nel calcio bisogna togliere profondità, si creano spazi, quindi quello che fa la differenza di solito in un aspetto difensivo è proprio l'aiuto che danno gli altri reparti. Penso che quello che faccia la differenza in questo momento sia appunto questo. Il campionato è difficile e duro, ma ogni volta quando qualcuno sta facendo un'avventura si lavora sempre sui margini di miglioramento. Quali sono secondo te i margini di miglioramento del Chievo Verona? Ma i miglioramenti ci sono sempre. Sì. Secondo me si potrebbe, appunto, avendo qualche i risultati danno un pochino più di tranquillità, comunque di sicurezza, avere la forza in questo momento di abbinare alla tenacia, alla grinta, al fatto di non perdere mai la seconda palla, quello che un po' le cose che ci hanno contraddistinto, appunto la pressione sulla palla e queste cose, con una gestione magari un pochino più, come si può dire, matura magari nel fase di possesso, perché poi quello che per fare qualche passettino avanti c'è proprio questo aspetto, nel senso noi andiamo sempre a tutta, però poi a volte il fatto della gestione aiuta a affrontare momenti diversi che ci sono in una partita, perché ci sono momenti in cui anche giustamente la squadra avversaria ha più dominio del campo, comunque in cui devi soffrire, però c'è soffrire è in quei momenti che si fa la differenza. Le leggende raccontano che in una sorta di cocoon a Veronello ci sia una vasca della giovinezza dove la difesa più vecchia d'Europa fa il bagno per sentirsi giovane, è così? No, siamo effettivamente ci scherziamo anche noi, non siamo, sì, come i ragazzini in squadra, però
Però è anche vero che moralmente lo siamo un bel gruppo, ci si diverte tanto, e secondo me cioè con l'aiuto anche appunto di chi lavora, dello staff, di quelli che lavorano, tra virgolette, per noi, per farci star bene. Quindi nel calcio di oggi, con le conoscenze che ci sono, sia dal punto di vista medico che quello, di preparazione, si è allungata un po' la carriera. Quello che poi fa la differenza, se uno sta bene, ha la fortuna di non avere infortuni e cose del genere, è appunto l'entusiasmo e la voglia di giocare. E noi vecchietti squadra ce l'abbiamo ancora tanta, ci divertiamo e andiamo volentieri a stare insieme, e quello penso che poi faccia la differenza, non per noi, ma per tutti quelli che fanno questo mestiere. Senti, visto che non manca molto, approfitto per lasciarti il microfono non solo per salutare i tifosi del Chievo, ma magari anche per cominciare a fare gli auguri. Sì, è normale. Noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, cercheremo di fare ancora meglio per dare tante soddisfazioni a tutti i tifosi del Chievo, e tanti auguri di buon anno e Ciao. di buon Natale. Ciao a tutti. Ciao Dario. Ciao, 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 ciao.